Arianna Vulpiani, imprenditrice agricola, consigliere di Confagricoltura e soprattutto produttrice di uova biologiche nella provincia di Roma. Ragazzino, mia nonna c'aveva le galline, lo sai che avevo paura di entrare? Io ho paura delle galline. Perché, caspita, quando pizzicano, pizzicano. Sfatiamo subito il mito che le uova aumentano il colesterolo, fanno ingrassare, sono grasse, eccetera, eccetera. Non è così. Ovviamente questo accade se le galline mangiano bene, perché dobbiamo pensare che come noi siamo quello che mangiamo, anche le galline e le uova sono quello che mangiano, le uova e le galline. Ecco, tu che cosa... Infatti, dottore, io dico sempre, un po' il mio motto, che un uovo è ciò che mangia una gallina. Certo. Se una gallina sta bene, se una gallina è sana, se una gallina viene curata. E se l'animale è un animale che comunque vive in natura, sta bene, si alimenta bene, è un animale che ha meno colesterolo. Automaticamente nel frutto che è l'uovo ci sarà comunque... Siamo passati dagli animali ai frutti, dagli alberi. Per me è un frutto tutto, un frutto, una zucchina, è un frutto, un pomodoro, come un frutto l'uovo, perché io li ottengo tramite comunque determinate lavorazioni. Senti, ma ce le mandi le tue analisi per vedere? Volentieri. Io ti dico, guarda, secondo me fino a 2 al giorno si può benissimo arrivare. Sì. Anzi, ma che le mangio anche a cena. La cosa... Certo, bene, bello, è bene distribuire durante tutta la giornata, no? Io pure le utilizzo per esempio a colazione e consiglio di utilizzarle a colazione, ma non solo, anche tornare a fare la maionese a casa per condire una cotoletta o magari per metterci un cucchiaio dentro l'insalata. Oppure una patatina fritta. Fritta bene. Fritta bene, perché no? Bene, grazie Arianna. Si può mangiare bene anche mangiando sano. Esatto. E grazie e complimenti per il lavoro che fai. Grazie. Senti, raccontaci qualche segreto legato alle uova. Ma le uova, per avere una qualità importante, devono avere un'alimentazione importante dell'animale alle spalle. Quindi un uovo è ciò che mangia una gallina, ormai lo ripeto da quando sono diventata allevatore. Quindi alimentazione sana anche per l'animale che arriva poi sulle nostre tavole.